Buon pomeriggio a Buon tutti, pomeriggio. sì, volevo raccontarvi che quello che avete visto è parzialmente Secondigliano, ma ci sono tante immagini di Scampia, sono due quartieri uno affiancato all'altro dove queste storie si ripetono purtroppo troppo spesso. E qui con me c'è padre Liccardo, il rettore di questo santuario, a cui chiedo quante persone vengono in questo luogo per chiedere aiuto alla Madonna. Beh, persone di domenica sono moltissime. Abbiamo 4 messe, 5 messe con la sera, la chiesa è sempre piena. Vengono qui per chiedere alla Madonna pace, per chiedere a lei soprattutto l'aiuto per superare queste difficoltà. Però durante la settimana, tutti i giorni, giacché abbiamo la possibilità di avere un mercatino vicino, le persone entrando, uscendo dal mercatino, entrano in chiesa e pregano sempre la Madonna. Lo scopo di questa chiesa qual è? Di far capire che a Secondigliano non c'è solamente il marcio, a Secondigliano c'è anche qualcosa di santo. Noi abbiamo nel santuario la Vergine Santissima Addolorata, soprattutto San Gaetano Enrico, che è un secondiglianese doc, il quale anche a suo tempo dovette soffrire attentati di persone che addirittura lo volevano prendere col pugnale. E una volta, mentre si trovava su questa via, attualmente via Vittorio Emanuele, una persona lo avvertì: superiore, ci sta qualcuno che vi aspetta per darvi una pugnalata. Lui andò incontro, lo abbracciò, gli tolse destramente il pugnale e disse: vieni dal padre tuo, che cosa ti ho fatto di male? Quindi noi cerchiamo di porre sempre in opposizione al male il bene. Perfetto. Questo è una parte del racconto, che volevo chiedere alla signora Elisa. Lei viene qua perché lei ha ricevuto una grazia. È proprio in chiesa qua, e mi capito che vengo tutti i pomeriggi per recitare il rosario, ascoltare la messa, sì, e tutto quanto, a che stavo per andarmene praticamente, stavo andando verso la Vergine Addolorata, a che ho messo il primo è caduta il piede sullo scalino, non so se ho messo male, okay, perché il fatto che io capivo, perché quando sono tutto d'un colpo vado a terra. E qual è la grazia che ha ricevuto? Lei ha 85 anni, non si è fatta male? Non mi sono fatta niente, mi direi che mi ero fratturato tutte le ossa, con tutte le sofferenze già con l'età che ho, delle ossa che sono... E invece niente? Niente, certo, una sofferenza un po' aumentata. È chiaro, passo oltre, chiedo a queste due signore che sono vestite così, perché? Perché noi facciamo parte della cucina dei missionari dei Sacri Cuori, quindi stasera stiamo preparando per la sagra di domani, che tutto il contributo viene dato, viene messo a disposizione dei nostri fratelli bisognosi che hanno bisogno di un pasto caldo. Era Patrizia e chiedo a Rosa. Perché noi veniamo tutti i giorni per cucinare ai nostri fratelli poveri, cioè sono le orme del santo Gaetano Enrico, perché anche lui all'epoca dava un pasto caldo ai fratelli, e quindi noi cerchiamo di portare avanti questa cosa. E io devo chiudere con Vincenzo, chiedo a Vincenzo di raggiungermi qua e gli chiedo: Vincenzo, perché dobbiamo dire grazie a te per se siamo qua? Diccelo. No, grazie a me, grazie a voi, perché grazie a voi migliaia di persone hanno potuto vedere l'altra faccia di Secondigliano. Ma perché siamo qua? Perché una telefonata alla redazione, perché grazie a voi hanno potuto vedere che Secondigliano fa più rumore un albero che cade che non una foresta che cresce. Invece siamo la foresta che cresce grazie a San Gaetano Enrico, e vi rinnovo di venire qua il 29 ottobre perché è la festa liturgica del santo. Grazie. Lui è emozionato, non vi ha detto che lui un giorno ha visto che eravamo in giro per santuari e ha chiamato in redazione e ha detto: ma perché non venite a vedere Secondigliano com'è davvero, non come la raccontano solo i telegiornali? Noi siamo venuti qua e spero di essere riuscito a farvi entrare nelle vostre case questa Secondigliano, una Secondigliano meravigliosa. Per oggi è tutto, vi restituisco la linea.